Allora. Ci siamo. Qua non ci siamo invece. Aspetta. Vabbè, tanto era la mia pagina di YouTube. Allora, musica. L'unica cosa adesso è pregare che hanno Infinite Part, perché è sempre un pasticcio. Adesso non so, nel senso che c'è la luce abbastanza bene, insomma, non ho voglia di accendere la luce, sono le 2 di pomeriggio. Insomma. Forse così, buon pomeriggio. Forse leggermente un po' più di luce, non so. Ho fatto delle modifiche a scrivania anche. Adesso vediamo se va tutto bene o no. Guardate, c'è il filo del microfono in mezzo a... Non si può dire. E il resto, beh, adesso vediamo un po' com'è. Storia di Maria Vittoria. Posso ascoltare se si sente la musica. Sì. Però dobbiamo metterla, penso, dopo, perché ho notato che se metti la musica mentre il gioco carica, la musica va a scaricare. Detto questo, non ho più pallida idea dove mettere sto filo. Questa roba qua mi punta negli occhi comunque. Campagna, continua. Nostro Master Chief. Non so dove siamo, in quella parte di mappa che sta... Perché quello lo riconosco, ma siamo molto più vicini. C'è la montagna lì, non so dove. Non lo so dove siamo. Telefono dice che siamo senza batteria. Leggere la chat, fantastico. E non hai più batteria per leggere la chat, se lo dicevo. Allora, vediamo un po' come fare con sto filo, perché ho messo anche a posto un po' di cose e volevo sinceramente che rimanesse anche un po' più bello. Non è che mi punto la... Cioè, è difficile che mi punto la... Come si dice? La telecamera sulla scrivania, però... Non sto dicendo che la mia scrivania fa schifo, sto solo dicendo che semplicemente non... almeno una scrivania bella. Perché praticamente, allora, come dicevo l'altra volta, praticamente io sulla scrivania mi sono messo come mouse, ho messo un foglio di carta. Più che altro, ancora prima di leggerlo prima su internet, mi sono detto... Non so, perché sinceramente avevo il tappetino del mouse che faceva un po' schifo, sinceramente. Nel senso che non era... Qui non so dove trovare il boss, vabbè. Non era comodo, non era per niente comodo. Allora poi mi sono detto, va bene. E qualche...
Allora mi sono detto, mettiamo adesso la carta l'ho tolta e ho messo un altro, come si chiama? Cosa sotto il mouse, un'altra cosa sotto il mouse che ho di là, che è sempre, cioè non è un pezzo di carta stavolta, è proprio una roba che metti sotto il mouse. E poi appunto ho fatto così. Allora, il problema è che ogni volta quando fai così la tastiera se ne va per conto suo, quindi devi metterla sempre a posto. Fortino Cittadella. Tempo di ricarica del rampino è ridotto del 40%. Ah, e questo vorrei io. Niente danni dell'onda d'urto. Vabbè, mettiamoli questo. Perché questo sembra utile. Poi immagino che. Ah, rivela anche la salute dei nemici. Ok, questo mi piace. Potenzialmente in corso. Adesso la musica non dovrebbe più laggare. E comunque dobbiamo tornare qua alla base. E penso che possiamo chiedere tipo un caro ammazzo, non lo so cosa dobbiamo chiedere. Più che altro vorrei fare missioni oggi. Beh, ne facciamo sempre. Missioni però. Noi ricordiamo i comandi che sono diversi, abbiamo sempre l'idra. Cosa cavolo era qua? Ah, la base è mia, ci sono i miei amici che girano, vabbè. Ah, più che altro volevo chiedere. Ah, vedi che c'è un veicolo. Allora. Se riusciamo a far fuori quello di sopra, senza far fuori i veicoli, non sarebbe male. No, l'ho distrutta alla fine, perché c'erano questi qua davanti. Evviva! No, evviva, evviva, ok. Lanciarazzi. Non so cosa prendere, sinceramente. Beh, per adesso prendo le munizioni di questo, poi andiamo. E poi usiamo il. Ancora vivo? Almeno Ghost, scusate, lo chiamo Banshee, ma mizzica che velocità va. Meno male, so che devo tornare alla base, però non capisco perché. Questo è verde perché ho preso tutto. Ah, se prendi tutto la conquisti, sì, vabbè, ogni volta però devi stare 3 ore lì. Vabbè. Continuiamo avanti. Se avrei tipo già un elicottero sarebbe forse un po' meglio. Da 2 km di distanza non posso teletrasportarmi. Nada. Riprendi la missione. Vedi che posso. Mi piace sta canzone. Mette sta canzone adesso. Ne mettiamo un'altra quando cominceremo le stream. Non lo so. Comunque. Credo che ci siamo. Adesso quando poi Cortana. C'è Cortana, Arma ci parla, io me ne sto un po' silenzioso con la tolgo la musica. E siamo vicini, no? Perché non ho mai fatto. No. Ma scusa, riprendi la missione per cosa? Vabbè.
capito il senso del discorso. Allora non era male quello che stavo cercando di fare adesso. Non ho una minima idea. Perché? Non capisco perché mi ha detto riprendi la missione. Cioè, che senso ha? Allora mi dici. Ma dovrei tornare indietro e prendere la mansion, no? È logico quello lì che ci ha detto lui, eh. Ma scusa, è logico, nel senso che mi è difficile che un gioco ti dà la possibilità di teletrasportarti oltre le linee nemiche, eh. Io prenderci la Banshee, no? E però boh, io ho visto riprendere, mi sono detto vabbè, riprendiamo, non so cosa dire. Vediamo se ci dà ancora la Banshee oppure. Beh, se andiamo in mezzo alla base è pieno di nemici. Non lo so, qua c'è già un nemico. E lì c'è un. C'è più la Banshee. Se vado in metà. Vado che in metà c'è la gente. Aia. Si è suicidato, allora niente, bisogna andare dritto. Non ho pensato. Cioè, non sapevo che allora si va dritto. Pensavo che era la Far Cry, ma dovrebbe essere la Far Cry questa. Cioè almeno il tutorial mi ha spiegato un po'. Sembra la Far Cry, insomma, conquisti una base, la base è tua. La nasconde. No, l'ha detto Arma, Arma ha detto. Così la nascondiamo, aspetta che la nascondo dai nemici. È nascosta dai nemici, però i nemici sono ancora lì. Io so, dovrei seguire il sensore. Non so neanche se vado più veloce usando il rampino. Salve. Piacere di conoscerlo. Non mi ha neanche visto. Volevo vedere se riuscivo a rubare l'arma che aveva. No, non so. Tanto ce n'è uno di solo. Baby! Sei ancora. Ah, c'è una base qua in mezzo che è quella lì, presumo che è sulla mappa, ok. Ma cosa serve prendere queste basi qua? Non so, vabbè. Cosa serve? Bruno. Ancora lì spara quello. Presumo che sia ancora. Ah, grazie, questo mi è utile. No, è un elite. So.
Allora, non so se conviene, ma più munizioni grido. Pensate di fare cambio con lo schedone. Che nome? Ah, c'è il. Questo c'è sobiliatore. Chiama sobiliatore. Qui però c'è cecchino. Però presumo che non vediamo nessuno. Nel senso che dovranno respawnare ancora, penso. Ah, già. Allora, per prendere di mira quella base lì, cosa prendiamo? Non so se conviene prenderci cecchino, però. Riuscissi a vedere almeno due o tre qua, poi lo usiamo dopo, poi prendo qualcosa. Però per adesso non è respawnato nessuno, ma dobbiamo per forza prendere questa base, sì, perché dobbiamo passare lì in mezzo, però. Ah no, c'è un buco. Oh, così obbligati, lì c'è la base. Lì c'è la. Ah sì, c'è un. C'è un buco. E io non posso usare cose per andare qua. No, è troppo lontano. Allora prendiamo il. Grazie per le munizioni. Questo. Perfetto. E andiamo. Presumo che. Da qualche parte c'è un posto dove la voragine si chiude bene, bene, bene. Domanda da 1 milione di dollari, riusciamo? Fuori sistema. Abbiamo lanciato tutto lontano. Ero curioso se respawnavano se facevi così. Era un bel trucchetto, così che prendevi da lontano, però vabbè. No, tipo i fenicotteri, non so neanche come chiamarli. Avranno un nome sicuramente nella lore. Dice che continua a dire cotà. Ah, dice che Arma non mi ha ancora detto. Ehi, dovresti andare da questa parte. Per adesso di qua non si arriva da nessuna parte. Dove c'è le montagne eravamo prima, giusto? Vabbè. O devo prendere la base. No, è questa la base. Non ne ho lasciata una dietro, no? Non credo. Misteri della fede, poi. Lì forse. Non riesco. Presumo che sia un posto che siamo in mezzo alla base, che dici. Vabbè, dobbiamo affrontare lo stesso. Qui è ancora più vicino, forse. A minima idea. Oh, c'è un teletrasporto. O devo prendere al volo una navicella che gli ho tirato i lanciarazzi. Qua sembra abbastanza vicino. Sembra un hub, mi sento un hub, ma è qualcosa. Forse devi attivare questo. No. No. Ci sono delle cose in mezzo, mi dice. Ah, c'è un ponte qua a destra, a sinistra. Figura di un ponte. Ah. Ah, ecco, vedi che c'è un ponte. Ok.
che quel ponte che volevo attraversare prima, ma non avevo voglia perché c'erano 300 cecchini all'attacco. Ok. Ah, abbiamo fatto bene, no? Abbiamo trovato la Banshee qua senza andare chissà dove. Non so che non si spacca, fa così comunque. Chiunque. Ci può stare. Mi piace che ci sono gli aironi. Ehi, dove stai andando? Gli esiliati stanno cercando qualcosa chiamato un requisitorio. Fammi indovinare. Anche tu stai andando lì. Affermativo. Beh, non ti preoccupare per me. Starò qui. E aspetterò. Da solo. Saremo in contatto. Solo non lasciarmi qua fuori troppo a lungo. Ok? Dico sul serio. Sarò l'ultima cosa che vedrà. Combattiamo per vincere. No, no! Volevo tirarla. Che cacchio. Troppo. Ah, ce n'è uno col collo. Volevo tirarla prima che esplodeva. Non ho rampino selezionato. Vabbè. Allora. Inizi che facciamo certi tiri con sta cosa. Vabbè dai. Ma muori che avverti il mondo intero, infatti ha avvertito il mondo intero. Granata per lei, buono. Sarebbe bello se aumenta il danno. Morto. Poi continuavo a sparare, adesso tiro fuori l'idra. Troppo forte il video. Base eco pronta per essere riportata all'ovile. Arriva altra gente. Ah, c'è il fucile, ok. Sinceramente volevo qualcosa. E che volevo munizioni comunque. Va bene lo stesso. In questa è la base. Ah, è così piccola. Perfetto, base conquistata. Sembra che siamo proprio al limitare dell'isola, un frammento di quella che un tempo era un'unica struttura. Ah, Riesci a per qua. immaginare la forza necessaria per far esplodere questo anello? Impressionante. Ah, ogni volta che ne conquistare le basi sviluppa punti di interesse nelle vicinanze, ok. Ma pensavo che era un... Siamo ancora nel tutorial? No, presumo che dobbiamo prendere queste basi qua se vogliamo procedere col gioco, se non ci sono quelle lì secondarie un po'...
Un po' come il tutorial a Far Cry che ti dà quella base che da conquistare. Quindi possiamo usare Warthog, Razorback. Abbiamo sbloccato il variante Warthog. Perché Nacho? Non Richiesta confermata. so. Warthog supercorazzato in arrivo. Perché è una cosa di LC? Vabbè. Ehi, Spartan. Ehi. Ah, perché non ha... Ah, capito. Ah, poi con questo puoi ottenere... Sì, perché non ha il... Non ha il... Come vabbè, non so cosa dire. Non c'ha il... C'è la torretta, forse era meglio usare l'altro con la torretta, ma ero curioso cos'era Razorback, allora ci sta. È bello combattere a fianco degli Spartan. Piacere. Anche tu in teoria sei uno Spartano ormai, insomma, se riesci poi a sopravvivere alla cosa. C'è ancora una cosa da scoprire qua. C'è un libretto, un tablet dell'USC. C'è un tablet dell'USC. Quindi spammo un po' e cerchiamo. Sembra anche che aumenta il raggio del coso d'azione ogni volta che copriamo una base nuova. Non so, mi dà quell'idea lì. Sembra che riusciamo a vedere più roba. All'inizio non vedevamo niente. Attiva cosa. Deve essere qualcosa a non morire, eh? Perché ti ho tirato la cosa in testa a non morire. Diventano sempre più difficili questi quasi. Oh. No, non morite, eh? Beh, abbiamo fatto bene a prendere quello lì, è più grosso e ci stanno più persone. Il problema è che muore sempre qualcuno. Alla faccia di salvare la terra, sacrifichiamo sempre tutti. E il posto dove dormo. Quello arancione lì è quello che abbiamo... Ah, è lì. L'ho visto adesso. È sul visto qua. Mi sa che non ho attivato database log dell'UNSC. Prigioniero, avamposto. E qual è adesso? Questo è quanto. Non vedo una faccia amica da settimane. No, questo è... Tempo di attivazione dell'arma? 37 minuti e 52 secondi. No, questo è quello che abbiamo già buttato. Rapporto con il capitano. Allora è questo. Addio, non riesco a dimenticare quelle parole. Sono passati 4 mesi dall'attacco di Cortana. Da quel momento non ci siamo mai fermati un istante, cercando sempre di anticiparla. Qualsiasi piano è a dir poco rischioso. E questo... Addio. Deve essere distrutta. Mentre lo dico ad alta voce, mentre penso al piano, mi sorge una domanda. John ce la farà? Possiamo essere certi che farà quel che deve? Uccidere la sua amica. Stiamo arrivando a Reach, dottoressa Halsey. E la squadra blu? Pronti?
È venuta qui per salutare? No. Dì a Master Chief di fare rapporto a me una volta completata la missione. Ma che cavolo è successo? Mi sono saltato un gioco. O Halo Wars faceva parte di qualcosa. Dove sono finiti i nostri alleati? Non so. Ho preso questa roba apposta, tra virgolette. Non proprio apposta. Boh, non riesco a capire. Cortana ha attaccato. Vai, avrete. Non mi piace sto rumore. Volevo salire di sopra. Conviene salire di sopra. Senza che non c'è. Senza che c'è qualcosa di interessante. Faccia che devo trovarmi qualcosa di interessante da fare. Aspetta. Andiamo. Senza cadere. Comunque. E no, adesso non sapremo, non so dove ci porta il gioco, ma io vorrei tanto capire cosa è successo qua. Perché non ho la minima idea cosa è successo qua. Stiamo andando giusto. C'era un'altra strada da seguire, forse. Sì, c'era un'altra strada. Sappiamo che è successo, Cortana. Non riesco a capire. Non credo che quella è la strada. Ce n'è un'altra qua sotto, penso. Adesso vedo. Questa. Che vai a sinistra. Questa. Poi non è una strada, non la vedo. Sì, è giusto. Avevo paura che crashava per un secondo. Comunque. Cosa cavolo è successo, Cortana? È passato 4 mesi dall'attacco di Cortana. Devo leggermi su internet qualcosa perché non ho la minima idea. E mi sono saltato un gioco oppure. Ah, e qui io quando ho scaricato sto gioco. Darsi che ho saltato un gioco. Cosa c'è qua sopra? Un posto dove guardare? C'è un cecchino? No, c'è una granata in polsi. Presumo che posso andare a piedi qua e sono più sneak. Quella è la base. Non so cosa conviene prendere perché hanno tutti lo scudo, quindi probabilmente questo è meglio.
Noi andiamo all'attacco. Ci avviciniamo alla struttura degli esiliati. Sembra uno scavo. Deve essere il sito di cui parlava lo Spartan. Da sì che troviamo anche altri Spartan qua. Non lo so. Oh. Cosa stanno facendo qui gli esiliati? Stanno continuando a fare quello che fanno da quando sono qui. Dottoraci. Cercano. Ah. Distruggono tutto per alimentare questa guerra. Come possono? Stanno devastando questo posto. Per cosa? Vincere. Hanno già vinto. Ecco. Bravo che c'era un cecchino che ci potrebbe essere stato utile. Ah, ci sono gli Spartani. Forse. Prendiamo tutte le granate che possiamo. Siamo con lei, Chief. Allora fammi un favore. Bravo. Bella skin. Un uomo mi piace. Mi piace sta skin, buon uomo. Bella skin. Vabbè. Continuiamo con la musica. Vediamo se riusciamo. Ah, c'è un punto abilità anche qua sotto. Presumo che posso andare anche di sopra, c'è qui in alto. Vabbè, va bene anche. Non sono ancora respawnati da qua. Qualche informazione dal localizzatore. C'è niente. Mitica. Respawnano proprio. Quando sei attaccato. Comunque. Non c'è nessuno. Sembra una base di Just Cause 3. Sembra una base di Just Cause 3. Adesso sono tutti qua dentro dove sto camminando sopra, non ci scommetto. Oh, anche qua non, proprio zero nessuno. Boh, mi sarei da fede. I miei spartani che abbiamo seminati. Vabbè. C'è un coso dell'UNSC qui dentro. Più attaccati di così non so cosa dire, eh. C'è qualche roba, qualche da andare a sbloccare sotto, così. Ah, niente, vabbè. Bello. Ah, è quello che di Halo 3. Perciò, quindi... Adesso arrivano tutti, secondo me. Che respawnano tutti, Chopper Brut si chiama. Una nuova skin però. Perché lui vuole che entriamo qui dentro, ma... Insomma, ci ha dato un cecchino a far cosa. Non so a cosa serve sto cecchino e non so come si entra. Lì, quel tunnel. Gli esiliati devono essere già là sotto. È quello che dico io. E la cosa dell'UNSC dov'è?
può entrare neanche qua dentro. Mizzi. Che bot. Boh, allora entriamo dove dice il gioco. Che non ho assolutamente idea di dove dobbiamo andare. Opla! Oh. Sembra impossibile. La lega usata dai precursori è praticamente indistruttibile. Secondo te? Chief! Ah, ecco, mi sembrava che c'era qualcosa che non andava. Immagino dovremmo occuparci di quel laser. Ah. Chiudi. Oh, e anche di loro. Sembra che i comandi del laser siano nella... Se sapevo, mi ha fatto usare il cecchino, ma non era una buona idea. Era una trappola. Lo sapevo. It's a trap. E adesso cosa faccio? Aia, vabbè, grazie. Se mi dà il cecchino al posto di tutto. Era una trappola per usare anche il cecchino, apparentemente. Vabbè. Non so cosa serve questo, dico la verità. Lo provo a usare, ma non ne so. Comunque. Possibile. La lega usata dai precursori è praticamente indistruttibile. Secondo te? Chief! Ce l'ha lasciato la macchina. Immagino dovremmo occuparci di quel laser. Sì. Oh, e anche di loro. Sembra e anche che di i comandi del laser siano nella struttura centrale. Lo scanner si è acceso. Era una trappola. Lo sapevo. E adesso cosa faccio? Mantieni la posizione. Ci passo io. Si corre, continua a correre. Bravo. Da pure fermo. No. Beh, ci sta, dai. Ce l'abbiamo fatta stavolta. Cos'è qua? Chi è quello di sotto? Quel buon uomo lì, chi è? Ma cos'è un pompa questo? Non riesco a capire cos'è. Non ho la minima idea. Non ci arriva fino a lì, ma fammi piacere che ci arriva sempre sta pistola. Infatti mi piace tanto perché ovunque vai fa danno sta pistola. Oh, mi sembrava, era solo un po' il gioco che rompeva. Hai raccolto munizioni. Perfetto. In qualche modo siamo riusciti. Aia. Cavolo, ci ha colpiti. Non so dove quel brutto ride, cavolo. L'ha nascosta da qualche parte. Guardate sto camperone, guardatelo. Ah, vedi che è aperto adesso. Ah, yeah. Ho
Ah, fatto. Allora. Aspetta. Vieni qua. Ah, vieni fuori. Non ho nient'altro tranne il cecchino. Usiamo questo, non lo so, speriamo che sia utile a qualcosa. Comunque. Non era mia intenzione, ma va bene lo stesso. Purtroppo non abbiamo la luce. Questo mi piaceva. Volevo... Volevo vedere se trovavo quello dell'USC. Qualsiasi cosa sarebbe. Ah, una nuova arma quella. Sembra molto forte. No, anzi, prendiamo questo. Grazie. Adesso vediamo che arma. Carichiamo solo. Aia. Che cacchio. Ah, fa male, però devi essere vicino. E ha poche munizioni. Vuoi vedere dov'è l'arma che usava lui? Ah, questa. 576. È un'arma cinetica questa? Salve. Beh, se riusciamo a tenere le munizioni di questa arma qua, me la tengo. O me la tolgo al posto dell'Hydra. Perché l'Hydra va, però sta cominciando un po' a... Magari forse la tengo di riserva, non la cambio. La sostituisco l'Hydra e prendo questo.
Ah. Dicevano che solo un umano poteva aprirlo. Mi dispiace. Mi dispiace. Hanno tenuto la mia mano sulla superficie. Era fredda. Così fredda da bruciare. Gli ho urlato di fermarsi e poi... Poi ha iniziato ad aprirsi. Piano. Si sono spostati dei pezzi. Si è aperto e ho visto la sua faccia. Oddio. E la miseria. Sono la messaggera, ha detto. Tutto quello che conosci cambierà. E sapete cosa ha risposto lui? Vishnu. Ha detto... Bene. La messaggera? Messaggero. Ah, dai, la messaggera. Mi sembra un po' storto, ma abbiamo fatto qua. Meno male che era morto. La messaggera, mi sarebbe? Ma la messaggera non è, vabbè. Non voglio dire, ma sento un sacco di nomi che sono familiari, ma non ho minima idea se sono giusti, no? Dobbiamo disattivare quello? Ok. Magari sì, uso questo come arma di riserva, perché sembra overpowered. Ha tante munizioni, ha quello che mi serve. Non posso attivare i comandi con questo, no. Troppo facile. Devo andare lì dentro. Presumo. Andare qua dentro. Ci entra una granata, ma non credo. No, la fa rimbalzare. Allora dobbiamo tornare lì dove eravamo prima e c'è un cecchino. Guardare. Dove devo andare? Ci sta. Ah, lì devo andare, ok. Ogni tanto non piglia, ecco, bravo. E dove si va? Pensavo che potevo prendermi una scorciatoia, ma si vede che le scorciatoie non esistono molto. Ok, questo è disattivato. Trivello. Solo un secondo. Qualcosa non va. Non riesco a disattivarlo. Distruggiamolo. Ci ho già pensato. Laggiù ci sono due regolatori di potenza. Se noi esponiamo manualmente i piloni di raffreddamento dei regolatori, scateniamo un effetto a cascata. E quando dico noi, intendo te. E per scatenare, intendo sparare o fare esplodere. Chiaro il concetto? Va bene, capo. Vedere se c'erano, c'è qualcosa qua. Che voce.
La tua visione? La nostra visione. Ai ai ai, che ride. Non la lucida. Speravo una voce tipo più tipo comandante, è ancora vivo. Non è possibile. Speravo una cosa del genere. Invece è uscito. Sì, la tua idea. Quando decidi di esplodere mi fai un favore, perché è da 3 ore che... Vabbè. Cecchino tanto bravo. Guarda se c'è qualcuno di fianco a noi, ma non vedo nessuno. Almeno ho messo il coso apposta lì, ma non so dove cavolo sono finiti. Comunque. Ah, Cecchino è il poi per vedere dove va la sua munizione. Qui sta. Speriamo solo che riesca a ammazzarlo prima che lui ammazza lui. Ecco fatto. Pensavo che era una super arma prima. Non c'è nessuno qua. Dobbiamo andare di qua. Non ho fatto bene per ammazzare quelli perché non ho la minima idea cosa combinava. Comunque. Quell'interruttore dovrebbe aprire il regolatore. Aia. Aia, 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 aia. Che cavolo è sto matto? Ah, ha preso possesso della torretta. L'ho preso a metà ma non sono riuscito a farlo. Io non ho voglia di ritornare là. Ma facciccio! Non so che non l'ho preso neanche a morire, però non ho voglia di tornare lì. Munizioni qua. Questo è un cecchino anche. Beh. Ah, prima volta che prendiamo il cecchino, gioco. Forse era più carino negli altri giochi. Non lo so. Disattiviamo un altro livello. Scusate, il regolatore. Ecco i piloni, falli saltare. Voglio salire di sopra perché ho visto la navicella. Tutti quelli devo disattivare. C'è una navicella. Sì, che quante munizioni usa sto costato. Ah, vabbè, tanto si è spento. Ho tirato la granata per sbaglio. Non ci arrivo fino a là. Presumevo. Che non ci arrivo fino a là. Questo forse c'è. Forse no.
Fammi scendere. Troppo, devo proprio scendere. Sono troppo... Attacchi. No, pensavo che lo rompeva come prima. Che ridere, ma POC! Fammi questo di nuovo. Ecco. Aia. Sto matto. Tanto qua c'è altre munizioni, no? Ah no, qua era dove eravamo prima, che rottura. Guarda! Ho finito la munizione, allora prendiamo questo. Non stai zitto neanche in battaglia. Non stai zitto neanche in c'ho di fianco. Prendilo! Se non vuoi morire devi prendere. Allora. Piacere di conoscere. Piacere di conoscere. Arriva anche il Bruce, allora devo fare attenzione. Devo fare il giro, penso. Primo giro, no? Se non sto 3 ore a sparare, pensavo che moriva un pochettino prima, ma... Mamma mia. Mi... dammi... solo... questo qua. Anzi, volevo l'altro, ma non ci sono andato. Vabbè, va bene anche questo. Posso usare questa per far fuori quella lì di fianco? No, perché
Perché dietro l'angolo ovviamente. Non mi può fregare nemmeno. C'è una questione di tempo. No. È solo una questione di tempo. Ah, dammi la pistola. Perfetto. Dammi la pistola. Ha atterrato uno di quelli che caricano. No, l'ho mancato. Dov'è sto cacchio di coso? Dammi il coso! Uno è morto. Vai Master Chief, schelag! Dico, ma che cavolo sta facendo? Mi è partito di nuovo il comando della granata. C'è un altro leader qua, ok, allora posso usare leader contro di uno. Ho visto. Dove è finito quello lì? L'avevo visto. Così dovrebbe andare. Uno giù, ne resta uno. Resta uno. E dall'altra parte no. Questo
cazzo. Mo vado così, perché tanto so già che me ne mette due o tre che mi rincorrono. Allora io faccio così. Hello, what's going on? Is everybody here? Like, hello? Hello? L'ho preso. Chi vincerà? Un uomo con lanciarazzi più preciso del mondo o un cecchino? How's it going? Ah. Io. Martello assalito. Uè, uè. Da che fanno? Ah, ne arriva uno adesso. Fare te cecchino lì. Vabbè. Mio. Sei. Piacerebbe avere un cecchino così su Battlefield. Beh no, non fa danno ad aria, quindi non è divertente. Mio. Una bella ammazzata, nessuno scudo, via, disse. L'adoro questa arma, devo dire la verità, mi piace tantissimo. E disattiva. Thank you, bella vita. Ah, mi mancano ancora. Non so dove portano ste gallerie. Sorte di scocciatoie se arrivano questi qua con le astronavi. Presumo che per quanto noi diciamo che è assurdo sta roba che Master Chief, insomma, ti fa fuori l'intero mondo, l'intero universo quasi. Con... c'è scritto quarto, no, ok, non so perché avevo letto qui. Su come che se stai usando una mega navicella è un po' complicato prendere una persona, cioè finché finché un esercito dici vabbè uno là, però così sembra molto complicato. Roba lì non esploderà più. No, forse probabilmente dovrebbe esplodere. E che mi sta cecchinando. Cioè, ho visto un... Parisco. Ah, l'ho visto adesso. Ce n'è uno a entrambi i lati, penso. Non sono impaurito, amico mio. No! Oh.
Salve. È un migliaio di più la testa. E quello lo tiro sempre troppo. Da dove è finito? Presumo che non muore subito. Camper come non so cosa. Wow, bella mira, Miguel. Hai utilizzato il sensore minacce 50 volte. Lo userò altre 500.000 volte. Aspetta che voglio usare di nuovo il... No, sembra che il sensore minacce sembra una cosa che spammi abbastanza. Almeno io la spammerei abbastanza. Tipo qua. Ma neanche a me, so che sei un camperone. A me non piace, sei un camperone. Vabbè. Ah, ho finito le missioni di questi. Bene, allora lo tiriamo fuori di nuovo questo. E ho fatto il trofeo anche sul telefono. Andate una calma. Bello che li nascondono, no? Poi quando sei lì che cerchi di mirarli. Ah, ecco. Aia. E io ovviamente ho preso un muro. Wow, questa base è un po' difficile. Mi sta mangiando un po' di tempo. Come se la camper? Ah, mamma. Mi piace che quando mi incavolo parlo in un altro linguaggio che non è italiano. Ah, allora aprono l'occhio e quando apri l'occhio li puoi one shotare, ok. Capito? Sono andato troppo avanti. Non so perché penso sempre che sta roba è uno scudo, quindi ogni tanto
Mi metto lì sotto, poi alla fine poi mi ricordo, ma non è uno scudo. Devo andare lì sotto. Eccolo lì. Vuoi un altro? Oddio, ste armi, questa va bene, grazie. Secondo me adesso mi faccio il trofeo USA 1000 volte. Sì, questa la userò. Torniamo su e occupiamoci del laser. Ok. L'ho fatto, amico mio. Il sistema di raffreddamento è compromesso. Gli scavi sono compromessi. Tutto compromesso. Non permettetegli di accedere al repositorio. Beh, se lo dici. Noscus, cos'è un boss? Il buon uomo, il buon Noscus. Il buon uomo. Andiamo a scoprire il buon uomo allora della situazione. Andiamo a vedere il buon uomo della situazione. Ui! No, non so dove devo andare. Lì devo andare apparentemente. Bonoscus della situazione qui con noi. Ma quello non l'abbiamo già disattivato. È lo stesso. Raga, mi dispiace avere la ricarica più veloce per sta roba, però non è che sia una cosa così. Se mi danno un potenziamento che ti danno qualcosa tipo un'armatura in più, un qualcosa del genere, sicuramente userei quel perk lì per quello. Non l'avevo già! Allora. Non sono dei duri, li spezzi facilmente. E dentro sono malli! Sì, lo vedo. Vedo? No, non ho lanciato. Non ho lanciato. Assaggia il mio martello! Non ho lanciarazzi, però ho questo. Avvicinati, debole creatura. Lo spero un grande onore per Bassus. Sì. Un grande onore anche per me. Buono. Bazarus! No, non è l'arma che volevo. Non è l'arma che volevo. Addio alla tua vita. Tutti cadono di fronte. Dai, ma che cavolo fai? Master Chief. Stai fermo! Non puoi niente contro Bassus! Ah, ma è difficile sto boss, non c'è niente, non c'è razzi, non c'è leader, non c'è niente. Vabbè. Patetico.
Corri, Chief. Dov'è la chat? Ti ringrazio per aver ucciso Chuck Knock. Prendi questo. Ora la farò finita. Farla finita. Mi serve questo. Anche no. Voglio che usi questo, devi usare questo. L'oscurità sta arrivando! Ah, puoi farli il trollolode sulle scale. E per fare trollolò sulle scale. Seppellirò qui, Spartan. Sì, perché era imbambito, magari per fare trollolò sulle scale. No, ma ha ripreso lo scudo, ma dai, ma che porcheria. Dammi questo. Forse c'era un lanciarazzi di mezzo. C'era un lanciarazzi di mezzo. Ho visto qualcosa di strano di mezzo. Perché adesso mi fa respawnare lì c'è la vita intera. Ok, come siamo morti. Ok, che se ne va. Nessuno verrà a salvarti, umano. Basta giochetti, Spartan! Dove vai? Siamo cauditi zombie? Fragile piccolo umano! Siamo cauditi zombie? No. Oh mamma mia, ma sta fermo e fa il giro degli zombie, cacchio di rompipo. Venga, venga, venga. Che non devi lasciarvi far così, perché sennò è la fine. Ho notato. Che cavolo è andato? Ah, lì dietro. Salve. Devi andare piano, ma non troppo veloce, perché sennò lui fa così ed è la fine dei tempi. Assaggia il mio martello. Fragile piccolo umano. Aia, sì, vabbè, grazie. Ci deve essere forse un lanciarazzi lì in mezzo. Ho visto una roba. A meno che ci vuole le granate. Sì, ho le granate queste. Magari lui si ferma se io faccio. Vediamo se riusciamo a girarsi. Ti ringrazio per aver ucciso Chuck Knock. A dire la verità. Sì, c'è qualcosa qua. Ah no, è. Tremore si è caduto per mano di un demone.
soprattutto per me. Tra poco metto difficoltà facile perché mi ha rotto il cranio. E farmi fuori il cranio. Intanto posso diminuire la difficoltà quando voglio. Ah. Qualcosa di 100. Eccolo lì. No. 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 Polline. Polline. Dammi quello. Intanto va in critico. Mamma mia che mamma. No! Ma dai, ma non fai apposta, ma che cazzo. Ma dai, uffa. So che non è colpa, che è colpa mia che non devo raccogliere, ma mi fa proprio, fai l'angolo così e me prendi, ma sta zitto. Mamma mia che mamma. Si è ripreso la vita. Mamma mia che eroe dei miei stivali. Sei mio. Stai fermo. Aia. No, non me lo tiri un altro. È proprio dietro di me sto scemo. Non riesci manco a girarti. Oh, ho sbagliato un giro, beh. Ok, girato proprio. Ho sbagliato proprio il giro. Master Chief! Queste granate, Master Chief! Tua vita. Sei l'ultimo della tua razza. Ma ti ho visto, che facevi il giro. Lo scemo città, fatto così. Come fai a tirare così? Ma fammi piacere. Beh, ma cosa serve usare questa roba qua? Tanto non c'è sempre. Guarda, fai 360. Ma che cacchio fra la programmato sto scemo. Non si è ripreso la corazza perché io ho bisogno di munizioni. Ah, 460. Che cazzo. Mamma mia. Canti di fare il cittone, hai rotto a tutti quanti, hai rotto. Sai fare di meglio. Hai rotto tutti quanti. No, 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 tiralo, tiralo. Avvicinati, debole creatura. Non prosegui. Fai 360. Mamma mia che nervoso. Dai, ma fai 360 sto scemo, non vedi la mappa. Mamma mia. Scemo non ho prato. Mostrami la tua forza.
La mossa se non fai 360. Fai un po' schifo. Guarda, è andato quasi oltre la porta, sto scemo. Ma infatti. Ma fatti. Nessuno verrà a salvarmi. Chi l'ha inventato sto boss? Aia. Tutti cadono di fronte a Bassus. Destino. Oddio. Chi l'ha inventato sto boss? Ma che cavolo? E c'ho già male alle mani. Chi l'ha inventato? Ma chi ti ha inventato? Ma fatti furba, va? Ah, vedi che c'è una specie di... c'è il fucile a pompa elettrico per terra, l'ho visto adesso. Guarda, ha fatto 360 per beccarmi, ma siamo scemi o facciamo gli scemi? Non lo so, perché se facciamo gli scemi, faccio anch'io lo scemo. Mostrami la tua forza! Non lo so, sei l'ultimo della tua razza. Guarda, ti vediamo dalla mappa, socio, eh? Non è che sei così tanto furbo, eh? Ora la farò finita. Infatti. Ah, si faccia fuoco. Buon modo. Faccia fuoco. Assaggia il mio martello! La miseria! Date una calmata! Guarda! È andato quasi contro il muro! Ma cos'è sta porcheria? Va bene di avere difficoltà in un gioco, ma così è una porcheria, poi! Cioè, è arrivato qua, ha fatto il giro così. Blum! Bung! Ma fammi piacere, ma fatte fuori. Basta giochetti, Spartan! Aia. Vabbè, spamma, mamma mia, sembra di giocare a Battlefield. Ah, ecco qua. Dio addio alla tua vita! Spamma anche un po' di meno. Ah, spamma, continua a spammare. Bravo, guarda, guarda che mi ammazza. Ah, ho finito l'invenzione. Adesso devo scudere. Io non gioco, amico mio, è che sei uno spammer incredibile. Ho capito, ma non è che sono... Aia. Aia. Spartan morto. Cosa? Credevate che avrei fallito? E tra mezz'ora andrei via, quindi... Ci sarà un motivo per farlo fuori in modo normale? Boh? Non vedo niente. Però lì sembra che c'è una lanciata. Questo cos'è? Non è qua. Sì, ma calma. Adesso ci pensiamo due secondi. Non so che dire. C'è un'arma decente da questa parte. Da usare. Oppure dobbiamo fare un altro giro. Ah, lì c'è quello lì delle munizioni. Vabbè, se muoiono non
fa niente, sto solo esplorando. Sto per capire cosa devo fare. Non so, ti piacciono i muri? Cosa ti piace? Non so. Skyrim, facciamo come Skyrim in console commands kill. Perché? Non capisco perché. Sì, ma in un secondo danni, che cacchio. No, va bene che non c'è perk sbloccati, che ancora dei perk da usare, già che c'è strada. Ma fazzi, sta zitto. Pagherai per questo! Ah, non ho più menzionato neanche di questo? Fantastico! Fantastico! No! Ah, abbiamo tolto il... No! Qui abbiamo tolto il coso! Serve una corazza per ucciderti, umano! Adesso sei mio! Dobbiamo fare il giro di sotto. Ma sta zitto, non rompere! No, si sta ricaricando lo scudo, sto scemo! Assaggia il mio martello! Avvicinati! No, alzati, alzati, Master Chief, per favore. Grazie. Forse devo andare lì sotto. Devi andare lì sotto. Allora. Oh. Sono qui, amico mio. Sono qua. Sì, è rimbambito lì sotto. Ti conviene però fare proprio così, proprio. Ti darò la caccia. Zig zag. Dimostra il tuo valore, dimostra la tua leggenda. Non dimostro se non mi rompi così letti. Vieni, 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 vieni qua sotto. C'è tante cose che ti aspetto. Dai, vai, Master Chief. Bisogna di altre munizioni, ma... Niente più giocaglie! A me la munizione! Ma dai, ma perché sei incastrato? Ma cosa? Proprio... Oh no, anyway! Hello, Master Chief. No, si è ripreso lo scudo. Adesso comincio a parlare come arma, non so perché. Stai fermo! No. Cazzo. Oh no, anyway. Ah, il problema è che ogni cavolo di volta devo cominciare con l'arma scarica. Ogni volta è una scarica. Ma what's going on? Distruggi, schiaccia!
Alfa spacca tutto, insomma. Oddio. Alfa spacca tutto, insomma. Affrontami, Spartan! Dimostra il tuo valore! Dimostra la tua... Con piacere, però, insomma, devo farmi sempre le munizioni. Prendi. Se ti ricarichi lo scudo perché non scendi. Ordini del capoguerra. Ma va. Io, ma va, perché chissà perché lo sapevo che lo facevi, eh? Mamma mia. Lo sapevo già che lo facevo. Ma se fai 360 non è divertente, i boss sono divertenti, se spammi non è che sia molto divertente, io i boss spammano. Sì, sto dando il 500%. Neanche come sto usando il mouse così velocemente, meno male che dico sempre che non sono capace. Comunque. No, non è salito, sto deficit. Oh, si riprende sempre lo scudo, che fastidio. Cosa serve fare così? Poi ti riprendi lo scudo. Mamma mia. Sto mancando la vita. Mi aspettavo di meglio, Spartan. Anch'io. Soprattutto da un gioco che si chiama Halo e non Spammer 2.0. Ok. Per questo soffrirai. Se io faccio così. Ah, i suoi nomi si fanno un secondo. Mi sa che poi comincia il critico. Cominciano a girare i critici alla fine dei tempi. Non era riuscito a farlo. Credevate che avrei fatto. So che dire. Io sono anche sicuro che riesco a farlo, ma. Ma non rompere, ci vediamo tutti che fai, che salti, fai così. Come fai a saltare, a fare il 360? Beh, forse stavolta no, perché forse correva più velocemente di me, ma... Assurdo. Aia. Zero quick, real quick, zero... Ah, ho finito di nuove munizioni, ma dai, ma perché? Ma basta con finire queste cacche di munizioni, dammi un'arma che ne ha 50.000 mia! Per tanto che hai caricato lo scudo. Bene che sono pronto a giocare a Modern Warfare, così, però dammi un attimo una calmata, eh!
cavolo andate? Corri! Scappa da Bassus! Ricaricato lo scudo, ecco dove è andato. Uccidete! Ma volentieri uccidete, ma... Umano. Volentieri, eh? Però, insomma... Basta con queste pistole. Ma chi è che ha messo le pistole in una boss fight? Dai. Che non puoi neanche usare lo scudo, cioè non è istantaneo. Scudo! Ho pensato anche, ti tiri sulle scale, ti tiri sopra le scale, giù, su, su, giù con lo scudo, ma come fai? Mi piacerebbe rivederla, buon uomo. Con questa arma qua si vede che va molto meglio. Oh, lei hai preso il muro, mitica. Stavolta ti sei svegliato, eh? Mamma mia. Fai 360. Fai 360. Ce l'ho dietro. Come un ramoscello patetico. E c'è dei momenti che così, cosa devo fare? Poi c'è altri momenti che tipo... Ammazzo in un colpo! Fragile piccolo uomo! Aiuto, è in critico! È di nuovo in critico! Pianta di seguirmi come rossi il mondo intero, dammi sta roba. Mamma mia, ma che cavolo devo fare questa mossa? Magari sono io che non riesco a capire qualcosa, ma... Ma mannaggia lui, mannaggia. Che cazzo? Che miseria. Ci fosse una cosa tipo a mod di Breath of the Wild che puoi coprire oggi il facciamo festa, hai lo scudo e ti copri il corpo, ma non è mica Breath of the Wild. No, che ha cambiato cosa? Bravo, mazzo! Ce n'è di cose che ho fatto difficili nei giochi, ma questa non le supera tutte perché era peggio che sfida di Gran Turismo. Ma no, è che non è difficile, il problema è che è ingiusta sta sfida. È ingiusta perché lui ogni tanto va in critica. Cioè, non c'è... Non è neanche come Star Wars. Non è neanche come... Non è neanche come... Adesso ci arrivo, l'anno scorso. Vabbè, buonanotte Master Chief. Buonanotte Chief. Buonanotte Chief. Adesso muoio da solo perché me la sono tirata in testa. Cioè, è più...
più senso una battaglia. Non mi serve una corazza per ucciderti, umano. Ha più senso una battaglia di Dark Souls, che puoi fare il parry, quello che vuoi fare, che questa battaglia qua. Non ha alcun senso sta battaglia qua. Ah, c'è una roba a questo. Ah, ecco, l'ho trovato, continuavo a cercarlo. Sì, vabbè, ma come fai a mirare sta roba qua in testa? Facciamo festa. Come fai a tirarglielo in testa? Non è uno smav questo, non è l'RPG del cavolo. Mamma mia. Come fai a tirarglielo? Ma sono scemi quelli della 313 studio. Ma come fai a tirare? Come tiri? Come la no. Che cavolo è? Beh sì, vabbè, ti ho visto, bang bang. Ma che cacchio sto bang bang? Va, bang bang, ma fa fattivo di fa ridere. Mi immagino che mi guardo le piedi, ma cosa sta facendo ancora? Ma basta, e vabbè. No, tranquillo, non lancio controllo. Se riuscissi, tipo, non lo so cosa devo fare. Usare il rampino contro i due? No. Facciamo festa. Misteri della fede. Ah, fosse un RPG, dici, vabbè, lo tiri in testa, ma non riesci a... Come fai a mirare? Sono Gesù Cristo, nessuno può darmi. Oh, che cazzo. Debole creatura. E poi lo scudo lo riprende istantaneamente. Ma rompival, non fammelo dire. Ole! No, non è morto. Ok. Sentite che faccio. Mostravi la tua forza. Ora basta. Tanto muoio lo stesso. Tanto muoio lo stesso. Come faccio a andare con la pistola? Non tirarmi niente. No! Sei l'ultimo della tua razza, Spartan! No! Superalo qua! Dammi sto scudo! Togli lo scudo e tirali le granate! Cielo, te lo do io, uomo dei critici. Aiuto. No, che ti ho quasi sconfitto. Grande onore per Bassus.
usa. Ma se tu senza onore, perché chiunque ti ha fatto, ti ha creato, che ha detto, ma se sì, mettiamo quel cavolo di... Scalarca. E che devo prendere sta cosa qua quando lui non ha più lo scudo e farla finita così. Che se no non riesce. Laser delle sentinelle, vediamo se c'è una cosa da ricaricare qua in giro. Sì, vabbè, come hai fatto a capire che mi catteravo lì? Ma sta zitto, va. Non sai neanche cos'è un rampino, sta zitto, cacchio di... Cacchio di un alieno delle VIP. Cambia arma, Chief. Chief. Chief, devi usare questa arma qua. Poi quando lui non ha più lo scudo, lo ammazziamo così, lo ammazziamo con il resto. Perché devi collaborare con me, Chief. Anzi, che mi è male, non collaborare con me. Facciamo un giro. Vabbè, ho di nuovo la vita completa. Mi chiamo un piccolo collon. La bla 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 bla. Sì, tira le granate, mamma mia, sì. E devo usare l'altra cosa, l'altra... Ma dai, ma stavo usando il... Meno male che non ho messo difficoltà ultra difficile. Vabbè, bella cosa, Chief. Morte allo Sparta! Distruggi schiaccio! No! No! Usa il coso, Chief! Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Occupiamoci del laser. Sono morto tipo 50 volte. Oh!
Rotto. Rotto. E voi ancora? Rotto, rotto, rotto. Che cavolo di arma è questo? Ho anche perso... No, qua. Avevo la mia arma, l'ho persa. Per affrontare sto scena. Che cavolo mi hai fatto fare un'altra volta, perché mi hai rotto per mezz'ora. Ancora? Facciamo una falata, credi che ti faccio staccare la testa. Oddio. Cosa più stupida non poteva esserci, non so. Cos'è il prossimo? Il tizio che ha due lanciarazzi in mano? Non vedo l'ora, ma... Ecco, dammi quello, ragazzi. Adesso cosa si fa? Ok. Hai fatto la tua parte, ma ora tocca a me. Sta a vedere. Va bene. Qualche problema? Ovviamente no, Chief. Vediamo che c'è laggiù. Brown. Il laser è stato modificato da poco per incidere l'anello. Modificato? Da chi? Sicuramente non da Bassus. La formula è molto complessa. Chiunque sia stato non ha solo modificato l'architettura dei precursori, l'ha addirittura migliorata. Oh, e ci sono tantissimi esiliati al repositorio. Si trovano là sotto ormai da Stiamo giorni. Finendo in un'altra trappola. E non potevi dirlo prima? Hai paura? No. Tu? Certo che no. Ci sei tu a proteggermi. Oh, e 63 mm di lega di titanio attorno alla nostra interfaccia neurale. Sarò sicuro. Buono sapersi. Ah, bello, Chief si sta riaprendo. Sono contento, era un po'... Volevo cose proprio capendo da fatto corda. Boh, sì, niente, adesso penso che devo andare perché sono le 4:18. Ultime cose prima di finire tutto. Questo, quel boss era da PlayStation 2. Nel senso, mi spiego meglio, io sono abituato a... siamo tutti abituati a quei boss meno tranquilli, nel senso che non sono tranquilli ma riesci a capire, fanno delle cose tipo... dicono una frase, dici ok adesso fa quello, oppure dicono un'altra cosa, ok fa quello, non, magari muori due o tre volte e dici vabbè adesso ho capito che questo fa quello. Ma quello era un boss da Play 2 perché continuava a spammare, cioè sulla Play 2 ci sono un sacco di giochi io che ero sulla Play 2. Non ho giochi sulla Play 2 sinceramente, perché giocavo sempre a giochi di macchine quando ero piccolo, ma quando andavo a giocare alla Play 2 con altri miei amici, mi facevano vedere i boss che dovevo affrontare tipo su Final Fantasy. Erano degli spammoni. Spam, 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 spam. Ah, ti manca uno di vita? Ok, te ne tolgono 199, giusto perché... giusto per rovinarti la giornata. Mi piace la cosa che ha fatto Master Chief adesso. Mamma mia. Se era difficile. Ma non era difficile, era stupido. È un boss stupido. Cioè, allora, ogni tanto tirava una mazzata sola. Oh, ti lasciava lì a metà vita, aspettava che si ricaricava la tua vita. Ogni tanto bam 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 bam, non smetteva. Io ho visto col filo dell'occhio che faceva così. Allora,
La prima volta che ho cominciato a dire, ma questo è uno spammone. Era qua, no? Io ero lì che correvo qualcosa, ho tirato il rampino. Lui praticamente è riuscito a fare così: volare, vola, canta, bung. Sì, ti ho ucciso! Ma fatti furbo, va. Mi hai ucciso da spammone, sì. Non so se si vedeva la mappa 2 o 3 altre volte, ma presumo di sì, era tipo qua. A un certo punto era lì che mi tirava la mazzata, così magari ero qua e mi tirava la mazzata, bang. Metà vita. E ogni tanto si fermava, io ero correvo, mi girava, era lui che si fermava sulle scale. E ogni tanto bang, poi bang 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 bang. Ah, sei morto! Ah, che bello, sei morto! Ma sta zitto, ma chi ha fatto questo boss qua? Mi dispiace, 3-1-3 Studios. Mi piacciono i tuoi giochi, fantastico, ma non potevi inventarti un boss più spammone di quello. Mamma mia, sono contento che l'ho fatto in difficoltà difficile. Ma anche se era in difficoltà normale. Ma poi perché lanciarazzi era qua? Ho capito che il senso è, guarda che dovresti far così. Ma se lui fa bang 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 bang, logico che mi prende qua, c'è la cosa elettrica. Passo oltre ai muri, perché ovviamente non spammone. Che senso ha? E poi una pistola. Ma chi cavolo è? Oh sì, c'è una boss fight. Mettiamo i 2 o 3 pistole sopra. Ma figurati se ho tempo di ricaricarla, sta scema. Non fammi piacere, va? Mamma mia. C'è delle cose che proprio non sopporto, Quei giochi che arriva a un certo punto. E proprio per un modo, in un modo totalmente brusco, proprio come si dice? Quasi da energumeno, ecco, quasi da energumeno. Oh no, adesso dobbiamo finire, dobbiamo mettere uno stop al giocatore che avanza, allora mettiamo uno che spamma, così almeno qui si incavola per bene. Ma fatti furbo, eh? Se mi mettevi una fattina che la one shottavo e scoprivo cosa c'era lì sotto, non è che muore qualcuno, eh? Mamma mia, solo perché bisogna mettere 10 ore in più al gioco, eh? O 5 o 2 o 3, vabbè. Che nervoso. No, ma il problema, no, è anche un altro. Sto gioco, quel boss lì, tra virgolette, andava anche bene. Ma le cose lì, le scariche elettriche che mi toglievano lo scudo. Lui non doveva avere scariche elettriche, non ce la doveva avere. A meno, raggio non doveva essere da qui. Cioè, raggio è da dove sono qua io fino a qua. È troppo, cioè, fatevi furbi, dovrebbe essere da qua fino a sto coso qua. Fatevi furbi, cioè, questo qui fa così, boom, fa fuori tutti fino a quasi sto filo. Ma dai, ma che senso ha? Che schifo. Cioè, sinceramente, mi aspettavo molto di più da sto gioco. Sono arrabbiato per il boss, l'idea del boss era bello, ma l'idea del boss spammone, no? Cioè, cavolo, è come se quelli di Gran Turismo ti mettevano. È come la P2, come quelli di Gran Turismo che ti mettevano sulla P2 la Ford GT, che aveva 50-60 cavalli in più e dovevi cercare di battere. Il livello è quello. Cioè, è divertente affrontare un boss, ma deve essere a pari livello, non uno spammone del cavolo, scusate, eh. Mamma mia, poi ero lì, mi giravo, ma come fai? Ma chi è? Cioè, secondo me l'hanno fatto e hanno pensato, oh, ma sì, tanto ci sono quelli lì che giocano a ESL, ci saranno quelli che giocano League of Legends, fanno tutti così, cosa, cosa. Cioè,
Ma io non è che sono poi così. Mi dica, dopo questa posso anche giocare a Modern Warfare 2, ma. Cavolo, con calma, così. Bang, 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 e basta! Basta! Io lì che urlavo come fosse andato. Mamma mia. Se questo era peggio degli cos'era, 1 minuto e 5 da fare in Brands Hatch con la macchina di Ayrton Senna. Gran Turismo 6, che ci sono la metà delle persone della Terra che non sono riuscite a farle, cioè la metà delle persone che giocano non sono riuscite a farle, meno nella metà. Tipo, cos'è già? Quando io l'ho sbloccato era 0,2% di persone che hanno giocato su sto gioco e hanno sbloccato sta roba, però qua forse anche 0,1. Mannaggia, ma che cavolo! Cioè, forse erano più difficoltoso questo che quello lì. E poi cos'è? Ah sì, tanto non mi viene il turno a crappare. No, fidati, non mi viene il giocatore il turno a crappare. A fare così, più, 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 non ha fatto. Che nervosa. Vabbè. Adesso. Veniamo. Mamma mia, finché uno che ne è nella torretta, potrei capire. Ma uno che fa così, bam, bam, a mo' di Pac-Man, ma che state calmo, mamma mia. Porca miseria. Ma non mi è mai capitato in nessun Halo, cioè mi è capitato su Halo 3 che c'era quella parte lì che mi ha fatto dire ok, sto gioco non era molto chiaro su quella parte lì e per questo direi che non mi piacevano di più quelle prima. Ma neanche quella parte lì non l'ho mai affrontata. Cos'è il boss finale? Cioè, il boss finale di Halo 4 era abbastanza difficile, ma non era l'impossibile giunto. Preparati a morire, mamma mia. Vabbè, non so come ho fatto a vincerlo. Quello non sono riuscito a capire. Diciamo la verità. Sono una persona che si sminuisce facilmente. Poi faccio queste cose qua e dico, ok, sono ancora io, oppure qualcuno si è deciso a. Ma poi, ultima cosa, poi devo andare via. Ah, guarda che è tornato. Vabbè. Cioè, anche lui è meno rompibiccio. Cioè, non riesco a capire perché ti danno lanciarazzi in un'area di effetto. Per un boss così deve avere l'area di effetto, sto cavolo di lanciarazzi. Mizzica. Ne fai una variante esplosiva, cioè, a mo' di Borderlands 2, non lo so, Borderlands 3 che ogni tanto c'erano le varianti leggendarie. Ogni tanto c'erano le varianti leggendarie. Non puoi darmi una cosa che devi essere talmente preciso. Vabbè che toglie quasi tutta la vita. Gli toglieva quasi tutta la vita. Ma questo qua, cioè, bam, 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 poi tu gli toglievi lo scudo. Non so, partiva la musica dello store della Wii. Sto ricaricando lo scudo. Morivo, bam, bam, bam. E morivi così, cioè lo scudo deve disattivarsi, deve rimanere disattivato per più tempo. Vabbè, adesso me ne vado. Spegniamo. Ah,
A dopo. Ciao. Oh, non so, scusate. Ciao.